La mostra si chiama Treviso tra negozi e cultura. Il perché di questa mostra? Perché come associazione Sguardi Fotografici abbiamo voluto dedicare una serie di fotografie alle attività commerciali e artigiane storiche di Treviso, proprio per dare un senso a queste attività che hanno fatto la storia della città e quindi abbiamo voluto creare questa mostra, questo ricordo che spero rimanga soprattutto per i negozianti. Palazzo dei 300 di Treviso ospita da sabato 2 giugno la mostra fotografica intitolata Treviso tra negozi e cultura. Le fotografie sono state scattate dagli associati di Sguardi Fotografici e con i quali abbiamo lavorato tutti insieme per realizzare queste circa 100 fotografie che oggi sono in mostra e resteranno fino al 10 di giugno. Secondo me è una mostra importante perché attraverso la fotografia ci riporta a una realtà concreta che è quella delle attività commerciali che hanno punteggiato la città. Alcune sono scomparse, altre sono ancora vive e presenti. Credo che sia molto bello per i cittadini fare una passeggiata nel presente e a ritroso nel tempo guardando queste fotografie. Io stesso ho trovato un negozio che apparteneva alla famiglia di mia moglie e che adesso non c'è più, ma che mi ha riportato tanti ricordi dei tempi andati. Quindi è una bella occasione anche per capire le modificazioni, le trasformazioni di Treviso nel corso del tempo attraverso la presenza di questi commercianti, artigiani e così via. Abbiamo lasciato libera scelta ad ogni fotografo, comunque ad ogni associato, di fotografare i negozi all'interno dei negozi e all'esterno, proprio per dare la possibilità ad ognuno di noi di esprimersi con la propria creatività. La mostra è aperta dalle 9 alle 20 il sabato e la domenica e dalle 15 alle 20 durante i giorni feriali.